È davvero complicato fare la patente di guida in Germania? E soprattutto, quanto costa rispetto all'Italia? In questo video mettiamo a confronto i documenti, i costi e, insomma, il processo che ci serve per arrivare ad avere una patente di guida, quindi per guidare un'auto in Germania rispetto all'Italia. Sono andata in diverse scuole guida e insomma vediamo un po' che cosa ne è venuto fuori. Io direi di partire con i documenti necessari, quindi che vengono richiesti per poter iniziare il processo. In Italia vi richiedono una copia della carta d'identità, una copia della vostra tessera sanitaria, due foto tessera vostre, poi vi serve un certificato del vostro medico curante che certifichi che possiate fare la patente, oltre a un certificato del medico che insomma lavora per la scuola guida. In Germania, già in questo punto dei documenti di partenza, c'è un attimino più di richiesta perché sempre serve una copia del documento di identità, le fototessera, poi serve fare un test della vista che costa sui 15 euro e un corso di primo soccorso. Questa è una cosa intelligente, secondo me, costa sui 55 euro, quindi non una cosa esagerata. Poi viene anche controllato se si hanno dei punti a Flensburg. Flensburg praticamente è un po' come fosse la centrale in cui se si fanno delle infrazioni stradali è tutto registrato e lì non si possono avere più di 8 punti. Magari, non so, uno andava in giro già in moto o comunque ha commesso qualche tipo di infrazione stradale prima di appunto avere la patente per l'auto. Andiamo avanti poi con le richieste, insomma, dei vari costi per fare gli esami. Lascio per ultimo la parte delle ore di guida, eccetera, perché è completamente diverso. L'iscrizione alla scuola guida. Siamo sui 170 euro in Italia contro i 370 della Germania più 95 euro per l'applicazione per poter studiare per l'esame teorico. Questi 95 euro sono facoltativi, però mi sono un po' informata e normalmente è una cosa un po' tra virgolette, perché se il ragazzo o la ragazza deve comunque prepararsi all'esame, ha bisogno di questa app per studiare. Poi c'è l'esame di teoria che in Italia costa sui 250 euro contro i 102 in Germania. L'esame di guida, poi, perché ovviamente siamo arrivati fin lì per fare questo santo esame di guida pratica, costa 300 euro in Italia contro i 312 in Germania, che si suddividono in 117 per il TÜV. Come faccio a descrivervi chi è il TÜV? Il TÜV è praticamente un ufficio, un organo che appunto fa questi esami di guida e certifica anche che, non so, un veicolo è ancora adatto a circolare, eccetera, insomma. E 195 euro vanno invece alla scuola guida. Ma passiamo adesso alla parte che è completamente diversa dall'Italia alla Germania, ossia il cuore, no? Di quando si fa la patente, la preparazione, diciamo, delle ore di guida, eccetera. Abbiamo un'ora di scuola guida che in Italia costa 50 euro, mentre un'ora di scuola guida in Germania viene tra i 60 e i 120 euro. Alla scuola guida dove ho chiesto costava 71 per 45 minuti, quindi diciamo che un'ora non è proprio un'ora esatta, è un pochettino meno. Però c'è una piccola parentesi perché in Italia, almeno quando ho fatto la patente io e penso ancora adesso, quando hai l'ora di scuola guida, qualcuno deve portarti sul posto o prendi un bus, un treno, qualcosa, cioè ti arrangi tu ad arrivare lì, mentre qui la scuola guida, quindi l'istruttore, viene a prenderti a casa. Perciò sì, vero, hai 45 minuti, però hai tutta la comodità del pianeta che ti vengono a prendere. Comunque in Italia le ore obbligatorie di scuola guida, quindi su strada, sono solamente 6 per un costo totale di 300 euro. Passiamo poi alla Germania, dove le ore obbligatorie sono almeno 12, che non sono ore random quando puoi tu, cioè se tu puoi solo da mezzogiorno all'una del pomeriggio le fai tutte lì.
No, ci sono 5 ore di scuola guida che vanno fatte sulla Landstraße, quindi la strada statale, poi 4 ore di scuola guida sull'Autobahn, quindi sull'autostrada, e altre 3 ore notturne, quindi vanno per forza fatte quando c'è buio. Per questo dico, non è che potete fare tutte le ore tra, non so, mezzogiorno e l'una del pomeriggio, dovete arrangiare il vostro tempo in modo da fare anche le ore notturne. E ognuna di queste ore costa 81 euro, e quindi non costa come l'ora di guida standard. In aggiunta a queste 12 ore di guida, diciamo, speciali, ci sono quelle che si chiamano Übungsstunden, che sono almeno 20 e sono delle ore per esercitarsi appunto a guidare, e queste costano un po' meno, erano quelle che dicevamo un attimo fa, che costavano 71 euro. A questo punto voi direte, bene, siamo a posto, ho fatto 3 milioni di ore di scuola guida, potrò fare il mio esame. No, perché ci sono anche le ore di teoria obbligatorie. Avete 12 ore di teoria obbligatorie per imparare il Grundstoff, quindi la, diciamo, la materia di base, insomma le regole di base della strada, più 2 ore aggiuntive che si chiamano Klasse Spezifisch, in cui si va a fare una teoria un po' più mirata. Non ricordo esattamente quale sia la materia di queste 2 ore, però è comunque una parte, diciamo, teorica a cui dovete partecipare, perché vi mettono la firma e il timbro quando andate, non è che poi dite sì sì io le ho fatte e non le fate, ecco. E queste 14 ore sono incluse nel prezzo di, quindi, iscrizione e, insomma, per gli esami, eccetera eccetera. Dunque, come avrete potuto ben capire, il fare la patente in Italia contro fare la patente in Germania è molto differente, sia per il costo che per il tempo che una persona deve investire. Secondo me è giusto che ci sia anche una parte teorica obbligatoria e anche un corso di primo soccorso che venga fatto prima di arrivare ad avere la patente, perché uno non sa mai in che situazioni si può trovare sulla strada, perlomeno dovrebbe avere un attimino di preparazione su che cosa faccio se mi trovo in quella situazione X. In Italia non viene fatto assolutamente niente, cosa che forse non è proprio il massimo per la sicurezza stradale di tutti. Poi dopo, se io adesso avessi 18 anni, sicuramente non sarei felice di dover fare 14 ore di teoria oltre ad avere la scuola e studiare per la scuola, eccetera. Voglio poi fare una precisazione, perché lo so che non vi scappa niente. Io ho preso delle scuole, quindi dei costi in Italia, nella zona di Milano, e poi delle scuole e dei costi della zona qui intorno a Monaco. Perciò non vi posso dire cosa costa precisamente fare la patente a Catania o cosa costi a Berlino. Questa è un po' una comparazione che può starci, perché Monaco e Milano hanno comunque un costo della vita simile. Vi posso però dire che il costo medio della patente in Italia è 1000 euro, mentre il costo medio per fare la patente qui in Germania è 4500 euro, quindi vuol dire che sicuramente ci sono zone in cui pagate molto di meno e zone in cui pagate molto di più, e poi si arriva alla media. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato interessante. Fatemi sapere soprattutto nei commenti che cosa ne pensate, perché mi interessa avere anche un vostro feedback, una vostra opinione. Poi so che ci sarà qualcuno che dice non si può fare il confronto perché qualcuno troverà una motivazione valida, però secondo me era interessante vedere la differenza tra i due paesi, nonostante non siano distantissimi proprio come chilometri, ecco. Se il video vi è piaciuto, come sempre, pollice in su, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!